Segnale, la Juventus l'ha dato, partita chiusa già nel primo tempo, la risposta che attendeva è arrivata senza problemi. Ma io da questo punto di vista non è che avessi dei dubbi, anche perché conosco benissimo questi ragazzi, che è un gruppo di ragazzi, di giocatori straordinari che per il terzo anno consecutivo comunque sono sempre lì e stanno facendo delle cose straordinarie. Sinceramente la caduta... L'eliminazione è stata una delusione per me, per i ragazzi, per la società, per i tifosi. Al di là del fatto dell'eliminazione, perché è avvenuta secondo me in maniera molto rocambolesca, non giocando una partita. Quindi ci assumiamo la responsabilità perché non dovevamo, secondo me, ridurci all'ultima partita, perché può accadere sempre impossibile, è accaduto. Però detto questo... Abbiamo ripreso. Abbiamo continuato a fare quello che sappiamo fare meglio, giocare a calcio, cercare di giocare meglio rispetto agli avversari. Oggi l'abbiamo fatto e abbiamo vinto. Un grande terzo, la derrota in Champions, dice che sono la responsabilità, però che abbiamo jugado al fútbol, hanno hecho lo que saben hacer. Importante, e la difesa non prende gol dall'ottava gara di fila, se non mi sbaglio, e l'ottava vittoria consecutiva. Sì, però ecco, l'esempio di Tevez è l'esempio proprio lampante di cosa viviamo noi, no? Degli eccessi o dei profundis, perché dopo la partita di Galatasaray c'è stato qualcuno che mi ha chiesto se eravamo pentiti dell'acquisto di Tevez perché non aveva fatto neanche un gol in Champions. Oggi stiamo parlando e mi dicono, ma è un top player, cioè tutte le cose bisogna avere l'equilibrio giusto. Purtroppo in Italia si vive di eccessi, o ripeto, uno lo si innalza l'inverosimile oppure lo si cerca di ammazzare. Noi l'importante è che abbiamo l'equilibrio noi, io, i calciatori, la società, e me lo auguro sempre che lo abbiano i tifosi, perché noi giochiamo per loro, giochiamo per dare soddisfazioni, per ripagargli il loro affetto, e mi auguro che loro ci siano sempre vicini in tutte le situazioni, positive e meno positive. Per un'ultima cosa, domani c'è una prima pagina di un futuro non vicinissimo, l'Europa League, dall'Urna si aspetta qualcosa, non mi aspetto sinceramente niente, non guarderò neanche l'estrazione, chi ci capiterà, quindi affronteremo quel giorno poi la squadra, dimostreremo di essere più bravi avanti in Europa League, altrimenti usciremo come è successo in Champions. Conte, la partita di Llorente, come ha visto, non ha fatto gol, però è stato bravo soprattutto nel primo gol, no? Sì, ma Fernando è cresciuto molto, in questo ultimo periodo ha giocato tantissimo, sia lui che Carlos, in virtù anche degli infortuni che sono corsi a Pušić e a Giovinco. Sta facendo molto bene, secondo me può crescere ancora tanto e diventare ancora più forte. Grazie. Grazie. Las palabras de Antonio.